Si è tenuta a Roma l'edizione di fine anno di Telco per l'Italia, summit durante il quale si è discusso in merito al mercato delle telecomunicazioni in Italia. All'evento, come di consueto, hanno partecipato i protagonisti dell'industria delle telecomunicazioni insieme ai rappresentanti delle istituzioni, della politica, delle associazioni e dei sindacati. Al centro del dibattito la banda ultralarga fissa e mobile e l'evoluzione dei servizi per la digital transformation del paese. La criticità più urgente emersa dalla convention è stata la mancanza di manodopera, problema che si aggiunge all'ostacolo imponente del caro energia. Tra i vari protagonisti dell'industria delle telecomunicazioni che hanno partecipato all'evento, Pietro Labriola, amministratore delegato di TIM, ha fatto il punto sullo stato di salute del mercato e dell'azienda. La sintesi di quest'anno vissuto pericolosamente: abbiamo messo in piedi un piano che con i 42.000 colleghi, perché nessuno di noi è in grado da solo di fare granché, abbiamo portato avanti, abbiamo dato delle guidance al mercato e a luglio abbiamo comunicato che le miglioravamo. Quindi siamo un'azienda viva con 42.000 colleghi che lottano ogni giorno per riportare TIM ai livelli che merita. Noi dobbiamo presentare il 15 di febbraio il piano 23-25, visto che stiamo chiudendo il 22, meglio rispetto a quanto era stato comunicato inizialmente al mercato come guidance, l'aspettativa è di lavorare per migliorare anche i numeri del 23-25. Questo è un settore che si deve consolidare, non ci sono alternative, facciamo sempre gli stessi esempi: negli Stati Uniti tre operatori di telefonia, più di 350 milioni di abitanti, Brasile 3, 210 milioni di abitanti, un'estensione grande quanto l'Europa, non parliamo della Cina, e noi in Europa 120, e in Europa, noi in Italia, 5. In questo scenario il cloud e l'intelligenza artificiale diventano sempre più fondamentali per virtualizzare le risorse, aumentare l'efficienza operativa, fornire servizi di nuova generazione, abbattendo così i costi e portando avanti progetti di digital transformation che vanno a legarsi a stretto filo con quella della transizione ecologica.